grazie del film, grazie a te, Felice. Venite, accomodatevi. Eccoci. Avete notato il portamento? L'eleganza? Sì. Lei arriva sulle punte. Ma anche Giulio le ha, Sì. Vero? Sì. Anche poi lui. Dopo facciamo. Guarda che è un ballerino, Ah, sì? Sì. Calma. No, l'ho visto alle prove, perché stiamo già facendo le prove di Billy Elliot. Dal 13 di aprile al Sistina, non perdetevi Billy Elliot, perché ci sono questi due artisti meravigliosi che ci riproporranno questa storia con le musiche di Elton John, dove tu interpreti ovviamente il ruolo Mrs. della, Wilkinson, l'insegnante di danza, e tu sei un padre... Jackie Elliot, padre di Billy. Un personaggio, insomma, faticoso. Forte. Anche, pieno di pregiudizi alle volte, no? Che non comprende subito i desideri del figlio. Ma ci arriviamo, prima voglio stare con voi. Certo. Avete cominciato a conoscervi? Eh beh, sì, stiamo provando. Beh, stiamo provando, insomma, siamo concentrati su Billy Elliot. Siamo, sì, sì, eh? Sì. Allora, oggi faremo così, prove di conoscenza. Prima però, Giulio, a proposito di conoscenza, devi vedere questo videomessaggio, perché ce l'ha mandato un caro amico, Rossella, e dice delle cose di te. Voglio vedere se Giulio già le sa. Stai attenta, Vediamo. Chi sarà? Chi sarà? Non lo so. Ciao Franci, ciao Rossellina, lo so che non te l'aspettavi, Rossella. Intanto sono un po' a disagio perché, insomma, noi scherziamo sempre in radio che siamo, tu sei la mia fidanzata, che stiamo insieme. In realtà, lei sei proprio a casa della mia fidanzata, che con Francesca, insomma, ci amiamo da prima di te. Quindi sono un po' in imbarazzo, però ci tenevo a mandarti questo saluto. Franci, intanto devi fare una cosa, devi prestare attenzione a come mette i piedi Rossella. Perché lei sta in posizioni assurde da ballerina, lei dice che sta comoda, ma con i piedi tipo che... Cioè io mi slogo solo a guardarla, che è una cosa terrificante, però dice che lei che sta comoda. Rossella è così, Rossella è un personaggio meraviglioso, fa delle gaffe senza volerle, dei doppi sensi in radio, combina dei danni, però la amiamo così. Quindi Rossella, ti auguro tutto quello che desideri di più bello. Vi adoro tutti e due, ciao. E il tuo fidanzato è bellissimo. Ma io sapevo che era il tuo fidanzato. È un po' il fidanzato di tutte, perché lui è uno così, è molto espansivo, diciamo così. Quindi abbiamo scoperto un altarino oggi, non sappiamo chi delle due... Sì, da capire. Tu ti eri accorto di questa capacità di Rossella di mettere i piedi in maniera strana? Io mi sono accorto che sta scalza e io già mi veniva freddo a vederla. Ecco, no, per esempio, quella in cucina sta guardando il forno, sì, e assume una posa molto naturale per lei. Anche Giulio lo fa. Sì, sì. Alla fine di questa esperienza lo farà. No, ma guarda, è molto divertente comunque lavorare insieme, perché comunque è un musical bellissimo, sì, pieno di energia, per cui alla fine sei contagiato anche dalle punte di Rossella, quindi anch'io giro sulle punte. Guarda che prima o poi me l'aspetto, ti voglio vedere. Lo so, perché tu hai già fatto un sacco di cose. Io adesso vorrei fare proprio questo, Rossella, vedere quanto ne sai di Giulio e quanto Giulio ne sa di te. Attraverso delle schede, risposta multipla, potete mettere la X, perfetto, quindi vi aiutiamo. E cominci proprio tu. Vai Elisabetta, mandiamo la prima scheda grafica. Secondo te Giulio Scarpati è il mago del barbecue, delle orchidee o degli acquari tropicali? Ah, mi auguro del barbecue. Non lo so. No, però aspetta. Non so, ti ci vedo anche con le orchidee. Forse delle orchidee. Accendiamo le orchidee? Sì. Vediamo qual è la risposta esatta. Ecco. Le orchidee. Come si fa? Segreto. No, è una qualità che ho scoperto recentemente, con la terrazza eccetera, ho messo piante, fiori eccetera, le orchidee, le curo molto, mi piace, è un modo di, insomma, di passare il tempo, diciamo così, occupandosi di altre non persone ma piante. Però insomma, la cura delle piante ti fa venire in mente che bisogna curare sempre le persone con cui si sta dicendo. Da questa volta tocca a te, devi indovinare una caratteristica di Rossella.
Vai con la scheda, Elisabetta. Oh, da bambina, Rossella A. dormiva nella vasca da bagno. B. mangiava formiche. C. rubava la merenda alle compagne. Sono giuste tutte e tre, perché lei l'ha fatte tutte e tre. Però una in particolare, dormivo nella vasca da bagno, penso di sì, forse per, già si allungava per cercare di... Una posizione comoda, posizione insomma, comoda, dici, diciamo, così, sì. Vediamo se questa è la risposta giusta. No, no. Mangiamo le formiche. Mangiamo le formiche. Non so, cioè, devo aver avuto un'infanzia difficile. Certo. Ti portavi avanti. Ma infatti mi portavo avanti, perché adesso tra poco si mangeranno i grilli, non so, farina di grilli. Io... Comunque in pausa lei c'ha un pacchetto adesso... Che mi ricordo, un pacchetto con tutte formiche. Sì, sgranocchio. Che se no, le mangia durante le prove. Da bambina ero incantata e le prendevo le col mangiavi, dito. Però. Sì, sì. Cioè... Le prendevo col dito e le mangiavo. Ci sta insegnando come si fa, attenzione. No, non fatelo, non fatelo. No. No. Altra scheda. No. No. Oh, secondo te, Rossella, Giulio ha intervistato Roberto Mancini, Rosa Chemical o Shakira? Allora, mi verrebbe da dire Mancini, perché Rosa Chemical non credo. Shakira! Però dico Mancini. Mancini, eh? Sì. Vediamo se è la risposta esatta. Salutiamo anche il CT. Shakira! Davvero? No, ma non quando? Potevo intervistare una parola grossa. Ero coperto da Pippo Baudo, grande monumento storico della RAI. Insieme a lui... Presentai Shakira, gli fece anche una domanda. E noi ce l'abbiamo, vediamo le prove. No, voglio vederla. Oddio. Un grande scrittore colombiano, Gabriel García Márquez, Nobel, sì, ha detto di lei che è di una innocente sensualità. Wow. È vero? Io non lo so. Era emozionato. Era emozionato, non avrei detto innocente. Molto poetico, innocente. Sì, però innocente era bello, sì, sì. Tocca a te, Giulio, vediamo se riesci a indovinare. Però sbaglio sempre, io bisogna che mi aiutate. Allora, Rossella, secondo te, ha ballato per la regina Elisabetta, per Raffaella Carrà o per Anna Tatangelo? Dico Raffaella Carrà, ma non ho idea. Vediamo se è la risposta esatta. Anche, però in non credo, immagino. Perché abbiamo le prove. Sì, torniamo. Sì. Ecco, vedi. Sul palco dell'Ariston. Io ammiro Rossella, un debole per lei da un sacco di tempo, proprio con gli occhi a cuore. Va bene, andiamo avanti, perché voglio scoprire ancora alcune cose. Oh, Giulio Scarpati, Rossella, secondo te ha mai rubato una borsa o ha perso tutto dentro una borsa? O ha fatto un autografo su una borsa? Beh, secondo me ha fatto un autografo su una borsa. Perché è la cosa più comoda, sì. Dici? Sì, sì. Accendiamo oppure no? Sì, dai, sarà qui. Hai rubato una borsa? Ma quando? Ci sa il documento che lo prova? Non te lo ricordi? No, però suppongo che se l'abbiate scritto ci siano le prove, perché sennò è rischioso per voi. Ma scusa, quando hai ragione. Guarda, era a teatro. È lui! No, è lui abbonato. È lo zio di Dose, lui. Il teatro, quello che lo strozza. E allora? Giulio, il teatro strozza lui, io! Strozzo lui. Sì, lo strozzo. No, Giulio, non ti rovinare, Giulio, ma per favore, ma il teatro, è anche furto. È furto, è rapina. Giulio, sì, perché l'attore cosa fa? Cosa fa Giulio? L'attore fa ammazzare la Dose. Ruba. No. Ruba la vita. No, Giulio. L'attore ruba la vita. Giulio, l'attore ruba la vita, ma tu hai rubato al signore, Giulio. Poi glielo ridà, abbia pazienza. No. Il teatro non restituisce. Non restituisce. Che tra l'altro è il Teatro Sistina. Teatro Sistina. Mi sono molto divertito, Marco Foresta.
A momenti Dose, poverino. Dose, salutiamo Dose. Dose Presta, li amiamo tantissimo. Ruggito del Coniglio, sono nostri amici. L'hai restituita la borsa? L'ho restituita la borsa, alla fine sì. Ho dato pure qualche numero di telefono. Cioè è stato veramente una performance, ma molto divertito. Adesso fa punteggio a Sanremo, no? Con il Fanta Sanremo lì, come funziona? Che se rubi la borsa, fa punteggio. Funziona. Hai precorso i tempi. Rossella, attenta perché ora tocca a te. Giulio, devi indovinare se Rossella sa fare le imitazioni, i giochi di prestigio o la maionese senza uova. La maionese senza uova, i giochi di prestigio, insomma, le imitazioni. Io direi le imitazioni. Ti ci vedo. Ah sì, ce la vedo. Fantasia, hai ragione. Eccola là! Ma sì, un po' cialtrone le imitazioni, così. Beh, però ti diverti. Tu mi ricordi tanto Audrey Hepburn, guarda, ma Rome. Facevamo il pausa pranzo insieme, solo che Achille si mangiava l'insalatina. Io mi mangiavo sartù e riso, timbal, e zucchine alla scapece. Sofia. Amore. Sofia Loren. Brava. No, in radio mi diverto molto. Perché facciamo Sofia che racconta tutti gli aneddoti di Hollywood e ce le inventiamo ovviamente, che sono insomma cose che fanno tutti, che facevano anche loro, attori di Hollywood, cioè tipo farsi anche i gavettoni per dire, no? Cioè cose così al ranch di John Wayne. A quelli che il calcio invece imitavi Maria. Ah, Maria, ah, madonna. Un po' di tempo fa però, è carino. Arriva. Benvenuti a questa nuova puntata di C'è Posta per te. Allora, la storia di oggi è la storia di Gabriella. Con mio figlio ci siamo litigati. Pensa che io per il dolore mi si è chiuso lo stomaco. Ah, mi dispiace, poverina, ma da quanto tempo non mangia? Da pranzo. Ciao Edoardo, sono Maria. Maria. Un bellissimo nome. Beh, ci credo. Io a casa c'è una Maria alta così. Sì, grazie. È tua figlia? No, ma è come una figlia, anzi di più. Guarda che questa ragazza, poi ti stupirai, No, no, ma mi stupisce già da adesso, voglio dire. Però aumentato la conoscenza in questa trasmissione. Grazie, noi vi dobbiamo ringraziare perché non sapevo rubassi le borse. Aspettati di tutto a teatro. Certo, infatti. Michelle Hunziker cosa gli direbbe? Ma buonasera, ma ciao, ma che bello! È proprio bravo Giulio! Entriamo nel vivo dello spettacolo, abbiamo giocato e scherzato, ma per insomma, anche un po' ripercorrere le vostre esperienze, quello che ci avete regalato in alcuni momenti di gioia della vostra carriera, ma arrivando a teatro io voglio chiedere a Rossella che tipo di identificazione nasce ed è nata con i ragazzi che sono sul palco insieme a voi. Guarda, tantissimo, mi emoziono tantissimo sempre perché... Cioè in loro mi rivedo ovviamente sono ragazzi che non li vedo mai col cellulare e per me è una cosa assurda, cioè vedere un bambino senza cellulare, non è... loro durante le prove sono sempre lì super attenti a carpire cose, sono delle spugne perché veramente amano questo lavoro e vogliono provarci e farlo con tutta la loro forza e con tutta la loro potenza e non ho mai visto questa maturità in ragazzi che poi hanno 12-13 anni, quindi veramente piccoli. E fanno cose che mi ricordano le cose che facevo da piccola io quando avevo questa passione per la danza e quindi in loro mi rivedo molto. Ovviamente il mio ruolo è particolare per quanto mi riguarda perché io ho sempre visto nel ruolo della maestra anche il ruolo di una mamma, perché se la maestra sa fare la maestra diventa anche una mamma per tanti allievi. E questo spettacolo è bellissimo perché ti emoziona, ti fa sorridere, ti puoi identificare, ma non soltanto nella storia di Billy, anche nella storia della famiglia di Billy, nel periodo storico che stavano vivendo, che vivevano un periodo storico particolare, esattamente lo si vive sempre, anche adesso purtroppo non è che viviamo dei giorni belli. Però
insieme a questo c'è anche tanto divertimento. Si confidano con te? Ti chiedono consigli sulla sì, danza? Sì, sulla danza sì, tante volte sì, come faccio a fare questa cosa, oppure glieli do io così subito diretta, sei bravissimo però tira quei piedi, fai questa cosa, insomma anche in maniera un po' dura, però c'è un clima talmente bello di aiutarsi tutti per la riuscita di questo spettacolo che è veramente bellissimo, cioè io lo consiglio a tutti, non soltanto alle famiglie, bambini, grandi, tutti possono andare a teatro a vedere questo musical e rimarrà appiccicato addosso. Ringrazio Massimo Piparo per avermi dato questa grande opportunità di lavorare in questo grande musical e di lavorare con Giulio, che è un grandissimo attore ed è sempre stato un mito. Adesso ti arrabbierai per il medico in famiglia, però... No, non mi arrabbio chi, più ormai. Ormai, perché uno dice, mica ho fatto solo quello. Cioè, ha una carriera incredibile, sì. Però ovviamente anche lui è nei cuori un po' di tutti. Quindi grazie per questa grande opportunità. Giulio, secondo te è del tutto sdoganato il tema che ci propone Billy? L'amore per la danza, ma quindi anche la possibilità di tutti di fare tutto. Questi bambini, anche i maschietti, che vogliono misurarsi con una disciplina che prima era tipicamente femminile, no? E quindi Billy da lì poi soffre e deve vincere molte resistenze, soprattutto quelle del padre, perché il tuo alla fine è un ruolo scomodo. Sì, anzi l'ho scelto anche perché era particolare, insomma, no? Soprattutto nella prima parte dello spettacolo, il padre è proprio contrario, contrarissimo all'idea della danza, del balletto, gli sembra una cosa da femminucce, quindi anche un'idea anche molto maschilista per cui deve fare pugilato, no? Il bambino dovrebbe fare pugilato secondo il padre. Certo. E questo come il fratello maggiore, cioè dovrebbe misurarsi con le compagnie. E in realtà è proprio questo, spesso il genitore, no? Pioppa al figlio anche il desiderio di una cosa che avrebbe voluto fare lui, perché Jackie, cioè il padre, voleva fare il pugile e poi è finito in miniera. Quindi in un certo senso diventa anche un modo per imporre, diciamo così, un modo di vedere. Ma è uno spettacolo bello anche perché costruito bene e mette insieme appunto tante tematiche, date le tematiche sociali, cioè la lotta dei minatori che è finita male all'epoca, insomma, no? È la lotta anche di tanti lavoratori che rimangono appiedati perché chiudono le fabbriche, per tanti problemi che ci sono ancora oggi, quindi... Non è solo la storia di Billy Elliot, in sì, realtà. Sì, è anche la storia sociale di un paese e di un paese oggi che ha delle difficoltà, quindi diciamo che anche questi aspetti rientrano, diciamo così, anche nella storia. Poi c'è anche la discriminazione sessuale, l'omofobia, cioè tutte queste cose un po' ci sono perché fanno parte di questo racconto, insomma. Però la cosa più bella è il sogno di questo bambino, che è un sogno che si realizza perché riesce finalmente ad affermare la propria identità e quindi a esprimersi al 100%. Ora, una cosa molto bella è che il protagonista viene interpretato da ragazzini diversi. Sì. Sentiamo che cosa ne pensano di questa opportunità che gli è stata data. Ciao, sono Brian. Sono Andrea Lo Console. Mi chiamo Emiliano. Ho 12 anni, faccio la seconda media, ballo da quando sono piccolo, da quando ho 3-4 anni, nella sala di danza di mia mamma. Per me far parte di questo cast è una cosa bellissima perché è il mio sogno fin da quando ero piccolo. Infatti io con mio fratello Emanuele in cameretta facevamo dei finti musical inventati da noi. Sono soprattutto felicissimo di essere arrivato fin qui, di lavorare in questo cast, soprattutto insieme a questi due grandi professionisti, Rossella e Giulio, che sono un vero punto di riferimento. La mia emozione solo a vederli, sono di una bravura, di una serietà, di una maturità artistica, incredibile. Disciplinati, studiano veramente. Quindi perché si alternano? Perché sono ragazzi. Sono dovrei andare a scuola, quindi c'è un problema anche giustamente. No, ve lo lascio dire perché trovo che sia molto bella questa cosa. No, certo, devono andare a scuola, poi ci sono degli orari insomma precisi in cui i bambini possono lavorare, tutto ovviamente nella tutela, nella misura insomma per cui possono fare questo lavoro
tutelati, ecco. E poi si dà possibilità a tutti. Ma quelli lavorerebbero dalla mattina alla sera, non ne dubito. Veramente. Però, cioè, che... facciamo tutte e due le cose. Finite le prove. No, ma ancora, ma amore, si mangia una certa ora. Bello questo entusiasmo. Però è bello che hanno detto anche quando ero piccolo. Quando ero piccolo, perché adesso invece l'uomo fatto, capisci? Infatti. Senti Giulio, ma tu sai cucinare? No. Non è proprio il mio campo, diciamo. Rossella invece è una grande cuoca. Tra l'altro si avvicina la Pasqua. Io prima di lasciarvi andare vorrei ancora vedere alcune cose che vi riguardano. Guardiamo le schede. Giulio Scarpati non ha mai imparato a cucinare, no, l'ha appena svelato. Okay. Fra l'andare in bicicletta e nuotare? No, risponde Rossella. Ah, scusa. Beh, secondo me non sa nuotare. Ma perché? Come? Perché me lo vedo in bicicletta, non so, ama la natura, le orchidee. Le vedi in bicicletta perché ci sta l'amico di Billy Elliot che va in bicicletta. Forse ma in realtà, quello, no. Insomma, io insomma, nel mio paese di elezione, diciamo, che il mare del Cilento, la prima cosa allora è buttarsi dentro l'acqua. Quindi allora, la prima cosa nuotare, che facevo. Forse va in bicicletta ogni tanto, ma soprattutto non sa cucinare. Quindi mi raccomando, alla fine di questo esperimento. Al Teatro Sistina insegnali, che ne so, una ricetta light, perché tu sì, mangi solo light. Light però, No, light no. No, no, grazie. Preferisco tutto senza trovare uova, un senza burro, cioè un cuoco... senza. No, no, con tutto, molto olio, molte cose, molto sì. Condimento, roba pesante, cioè non... No, allora non posso prepararti non niente, no. L'ultima scheda che riguarda Rossella. Da ragazza sognavo di diventare Miss Italia, suora o astronauta? Ma non so, astronauta, perché no? Più su. Più su. Suora. Esatto. Suora. Suora che mangia le formiche. Per esempio. Beh, insomma, non è male. Bello. Sì, io mi mettevo lì, mi mettevo gli stracci in testa, esatto, facevo cantare le mie sorelle, poi c'avevo il divano, che era il mio pianoforte. Perché e tu volevi fare... Sister Act, di la verità. Come nasce la vocazione per la danza allora? La vocazione per la danza nasce da un programma televisivo, Maratona d'estate di Vittorio Ottolenghi, parliamo veramente della preistoria, perché non c'era YouTube e quindi io ho guardato la danza per la prima volta in televisione, poi sono di Martina Franca, non ci sono enti lirici che, insomma, che ti possano dare la possibilità di andare a teatro a vedere un balletto di repertorio. E quindi guardai questo, vidi Baryshnikov e Alessandra Ferri e dissi no, questa è la mia vita, voglio fare quello. Basta suora, vai con... colpo di fulmine. Sì, e da lì lei, Alessandra Ferri è stata la mia musa ispiratrice, anche Baryshnikov. E da lì ho rotto talmente le scatole ai miei genitori per iscrivermi a una scuola di danza, tra l'altro non c'erano tutte queste possibilità e agiatezze. Però sono stata insistente e poi da lì non mi sono più fermata, facevo dei sacrifici in mano. Appunto, lì voleva arrivare, eri pronta ad affrontarli? Cioè, assolutamente, perché sì. Poi andavo a studiare a Bari, che insomma non è proprio vicinissimo, facevo 2 ore di sud-est, un treno che c'era, non so se c'è ancora, sud-est che ci metteva tipo 2 ore per arrivare a Bari. E 2 ore a tornare, in più facevo il liceo, insomma, era un po'... Capite un po' l'amore cosa fa, sì. Ragazzi? Se volete coltivare questa passione bellissima per la danza, ci dovete mettere tutta questa dedizione. Il colpo di fulmine per la recitazione, tu l'hai avuto? Come? Il colpo di fulmine per la recitazione. Io ho avuto la fortuna di recitare a teatro a 12 anni. Una vicina di casa... È vero. Una vicina di casa, argentina, esule argentina, mi propose ai miei, ovviamente... se potevo fare questo spettacolo a teatro. Io per la prima volta a 12 anni al Teatro delle Muse qui a Roma debuttai con il teatro e quindi da allora poi... Non ti sei mai fermato? Mi sono fatto una scuola di recitazione. Che fine ha fatto questa vicina argentina? Sta in Argentina, ma... Ah! Sei trasferita in Argentina. Ma Anna Maria si chiamava, era... Insomma, mi ha iniziato lei, insomma, sì, al piacere del teatro. Dobbiamo ringraziare gli incontri che facciamo. Certo. Voi fareste un bel incontro andando a teatro dal 13 di aprile a vedere Billy Elliot con Rossella Brescia e Giulio Scarpati. Grazie. Grazie, vi aspettiamo. Ciao. Grazie mille, è sempre bello. Anche per me vederti. Ciao Giulio. Ciao. Ciao. Grazie.